that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Oggi siamo in Sabina e precisamente sulla pedemontana che conduce da Poggio Virteto a Poggio Catino e siamo venuti a visitare una interessantissima villa ottocentesca. Cominciamo a visitare gli esterni. Siamo ora sul lato est della villa e possiamo vedere il piccolo cancelletto che permette di accedere dal parcheggio alla villa, all'ingresso della villa. Sulla mia sinistra invece troviamo il gazebo veramente grazioso e costruito interamente in mattoni, al di sotto del quale troviamo un forno per la cottura del pane. Dal gazebo si ha una magnifica veduta del lato sud-est della proprietà, ivi inclusa la dépendance e il sottostante giardino. Venite a vedere i magazzini e le stalle un tempo a servizio della villa. Qui siamo sotto il gazebo, sul lato sud della villa, e possiamo vedere dei vecchi fabbricati dove un tempo c'era forse un pollaio, forse un magazzino, una stalla, ma che potrebbero essere recuperati per poi fungere da garage, perché dalla mia sinistra si può scendere e arrivare qui con l'auto e utilizzare appunto questo volume come garage per la villa. Questo è il lato ovest della villa, quello che si affaccia verso la Valle del Tevere. Mi trovo sulla balconata del piano nobile, da dove si ha veramente un magnifico panorama. Nel piano sottostante ci sono le gattine e i magazzini e soprattutto c'è il frantoio. Sopra di noi invece troviamo la torre di Sant'Andrea e la torre di San Gregorio. Questa è la dépendance della villa, che è posta sul lato ovest. Girando sul lato nord-ovest
si vede prima l'ingresso secondario del piano seminterrato e poi la scalinata che conduce sull'area verde a nord, dove troviamo degli alberi d'alto fusto, tra i quali cipressi e pino marittimo. Questo è il lato nord della villa, dominato dalla presenza della Torre Sant'Andrea. Ora andiamo a visitare gli interni. Le camere da letto sono ampie e luminose. Il riscaldamento viene effettuato tramite radiatori in ghisa. Le finestre sono state restaurate di recente. Ovviamente sono quelle antiche, ma sono in ottimo stato di conservazione. Questa è la camera posta a nord-ovest della villa. Oggi funge la sala da pranzo, ma un domani potrebbe essere tranquillamente riconvertita in camera da letto. Ora andiamo nel soggiorno. Questa è una proprietà veramente unica. Ha il fascino delle case di una volta. Non è solo una villa ottocentesca, una residenza di campagna di una famiglia agiata, è di fatto una residenza unica nel suo genere. Non ci sono altre proprietà simili. La proprietà dista meno di un'ora da Roma, e circa un'ora e un quarto dall'aeroporto internazionale di Fiumicino, quindi ideale per coloro che hanno bisogno di un luogo dove rilassarsi dalle fatiche della vita moderna. Ricordiamoci anche che Poggio Mirteto, che è il più importante centro della Sabina, dista meno di 10 minuti dalla proprietà. Ora abbiamo visto gli esterni, abbiamo visto il piano nobile, gli interni, la residenza di questa villa, però c'è il piano di sotto, il piano livello giardino, che è davvero magnifico e vi invito a venirla a vedere. Abbiamo quindi visto le caratteristiche principali della villa, detta Casa Romita, e se volete avere maggiori informazioni o vedere foto, filmati, virtual tour o altro, potete visitare il nostro sito, che è www.dionisi.co.uk.